Alcuni giorni fa a Milano alcuni delinquenti hanno forato per ben 2 sere consecutive le gomme di una macchina di un portatore d'handicap. Nei giorni successivi ho chiamato questa persona per chiederle 2 cose. La prima come stava e la seconda che cosa realmente avesse bisogno. Per tornare ad essere civili 2 sono le possibili soluzioni. La prima è l'installazione di telecamere. La seconda è l'inasprimento delle multe. Parola di Gianni Zais.